diventare un po' rodato, so che fino a passaggio della seconda camera, quindi il secondo passaggio, tutto è passibile di modifiche. Dopodiché, se ci sono 10 miliardi sugli investimenti, io posso pensare che possano essere dimezzati, non scomparire. Quindi i soldi ci sono, bisogna solo capire se Milano e Monza sono in grado, attraverso MM o chi parteciperà al bando per portare a casa i soldi del finanziamento, sono in grado di accaparrarsi una quota importante per finanziare la metropolitana. Bisogna capire se all'interno dei meccanismi di carattere burocratico ci sarà la possibilità di spenderli subito o magari di spenderli in modo più scaglionato. Dopodiché, sulla posizione di Buffagni non mi esprimo perché non ha fatto per ora ostruzionismo sulle battaglie in Parlamento per perorare la metropolitana. Se questo ostruzionismo l'ha fatto all'interno del governo, ne prendiamo atto, però non si può neanche dire no alla TAV, no alla Pedemontana, no alla metropolitana, no al termovalorizzatore, no a tutto. Accendiamo la candela, ci spostiamo a Milano, andiamo a piedi, andiamo coi pattini. Non lo so, la metropolitana non è assolutamente invasiva, non è inquinante, anzi è la cura per diminuire l'inquinamento. Dopodiché, ripeto, non voglio far polemica con Buffagni perché a me della sua azione di governo non è giunta voce in tal senso e di sicuro non è intervenuto all'interno del Parlamento per bloccare, arginare, boicottare la metropolitana Milano-Monza.